Ciao a tutti, sono Eli e benvenuti in un nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di Vinted e voi mi direte di nuovo Vinted e io vi risponderò ebbene sì, perché il video che avevamo fatto io e Federica qualche mese fa parlava di come Vinted funziona. Oggi invece voglio parlarvi della mia personale esperienza dopo parecchi mesi che utilizzo questa applicazione. Dirvi innanzitutto che io ero entusiasta dalla scoperta di questa applicazione, mi sembrava qualcosa di veramente super utile. Lo sapete, e se non lo sapete ve lo dico adesso, io sono una malata di shopping, amo comprare cose, spesse volte poi non le utilizzo e quindi questo strumento mi sembrava super super utile per le pazze come me che vogliono sempre comprare di tutto e poi alla fine si rendono conto che mettono poche cose. Beh, vi dirò, inizialmente ho messo in vendita circa 10 capi. Poi successivamente, anche magari prendendo cose da mie amiche e mia mamma che volevano vendere, che ho venduto poi sul mio profilo, ho pubblicato un sacco di altri capi. Nella totalità, da quando ho iniziato con questa applicazione, ho caricato sul mio profilo in vendita circa 30-40 capi. In realtà ho venduto veramente poco, ho venduto circa 4-5 cose. Un bracciale, una borsa, un paio di scarpe, una t-shirt. Beh, vi devo dire che questa cosa mi ha un po' delusa. Io pensavo in realtà che fosse qualcosa di veramente utile a vendere capi d'abbigliamento o altro. In realtà, rispetto al volume di cose che io ho inserito nel mio profilo, poche davvero sono state vendute. In realtà la cosa mi ha stupito ancora di più perché il 90% delle mie cose erano cose comunque mai indossate con cartellino seminuove. Quindi la cosa mi ha stupito notevolmente. Cosa fa Vinted per incentivare l'acquisto dei tuoi capi? Ti permette a pagamento di creare un boost, quindi diciamo una formula che spamma il capo che decidi di appunto spammare a tanti utenti in modo che la visibilità di questo capo aumenti. Questo è a pagamento e secondo me è veramente la fregatura più grande che c'è, perché per chi come me non ha intenzione di pagare questo boosting dei capi d'abbigliamento che ha in vendita, i capi davvero hanno poca visibilità. Contate che, per esempio, un esempio classico, un tubino nero o due tubini neri in vendita sul mio profilo Vinted, che comunque è un tipo di capo d'abbigliamento molto ricercato, in realtà sono stati visti circa 2 volte. Immaginatevi quanti utenti ci sono su Vinted e quante donne cercheranno abito nero, tubino nero, vestito nero, eppure sono stati visti solamente 2 volte. Questo mi sembra molto molto penalizzante e molto strano. L'altro problema, che secondo me è molto molto pressante, è che tu non puoi decidere di restituire un capo che hai acquistato. Questo è un problema perché spesse volte i capi che ci sono magari più danneggiati di quello che appare in foto, o addirittura in foto non si vede il danno che il capo ha, o comunque non è descritto, perché dovete sapere che dovete sempre descrivere dettagliatamente il capo d'abbigliamento che volete mettere in vendita con gli eventuali problemi che ha, quindi non lo so, tipo una borsa al manico spelato, non ha la fodera, cose del genere, tutto molto spiegato bene. Questo perché ovviamente quando le persone poi comprano il vostro pezzo non possono restituirlo e quindi è molto importante che siate corretti nel fare questa cosa, anche se spesse volte non è così. In realtà quando tu poi ricevi il capo è veramente molto fallato e questo è un altro problema secondo me. Io non ho ancora acquistato nulla su Vinted in realtà perché c'è un altro problema che sta spopolando: il fatto che ci siano molte truffe. Dei pezzi come per esempio, non saprei, le AirPods per esempio, oppure dei gioielli di marchi famosi e rinomati tipo Pandora, Tiffany, marchi di questo tipo, sono spesse volte dei pezzi falsi. E il problema è che in realtà Vinted assicura un controllo nel momento in cui noi carichiamo un capo sul nostro profilo. Vinted svolge un controllo in base alla foto. Voi per esempio fotografate un bracciale di Pandora, per esempio dovreste fotografare la marca, no? Quindi dove c'è scritto magari il logo con l'immagine, e in realtà Vinted controlla che questo pezzo sia realmente di quella marca e non sia un falso. Peccato che spesse volte i controlli non sono così affidabili, perché spesse volte è successo di acquistare un pezzo che poi in realtà fosse
falso. Per esempio, Federica si era interessata alle AirPods e poi queste AirPods si sono rivelate false. Ma perché Federica è andata a cercare bene sui vari siti della Apple su come poter riconoscere se c'era, per esempio, un numero di serie o altro. Ma in realtà Vinted aveva certificato, quindi aveva assicurato tutti gli utenti che visualizzavano le AirPods di questa ragazza in vendita che fossero realmente della marca Apple. In realtà così non era. E quindi vi esorto a stare sempre molto attenti a quello che decidete di acquistare e soprattutto se sono pezzi d'abbigliamento che quindi magari hanno la confezione originale, il certificato di appartenenza a quella marca, eccetera, di farveli sempre fotografare prima di acquistare un capo. Quindi le criticità che riscontro del discorso della poca visibilità dei capi e spesso le truffe online, ce n'è una terza che in realtà è quella che mi perplime di più, nel senso che da come è anche pubblicizzata questa applicazione di vendita di usato, pensavo che fosse un qualcosa di molto più utile, nel senso che ti permettesse di vendere davvero i capi velocemente o comunque di trovare anche molti pezzi belli appunto in vendita. In realtà vi dico, i pezzi veramente validi, se cercate cose comunque di un certo valore, magari con dei marchi importanti appunto perché volete comprarli a prezzi scontati, non è il posto giusto. Ci sono altre applicazioni che secondo me hanno cose sicuramente più selezionate sia a livello qualitativo che di marca, ma specialmente anche più sicure per il discorso truffe. Vi faccio un esempio: Vestiaire Collective è qualcosa che può essere più utile di Vinted, ecco. In conclusione vi dico, questa è la mia personale esperienza con Vinted, vi consiglio Vestiaire Collective perché a me piace di più. Questo video assolutamente non è sponsorizzato, e vi ho parlato semplicemente della mia esperienza e dei miei dubbi e delle mie perplessità su questi strumenti. Comunque, se avete delle domande, mi fa piacere, lasciatele pure nei commenti. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile. Un grosso bacio e a presto, ciao!